Benvenuti ad Agorà CDR. In questo momento io ho invitato dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente Botta. Sono qui a introdurre in modo assolutamente immeritato una delle personalità più importanti della Chiesa italiana e della Chiesa mondiale, che ci ha fatto un onore immenso, ci ha fatto un regalo straordinario, perché direi che in tempi come questi, in tempi in cui gli anziani e l'arcipelago della fragilità è al centro della nostra riflessione, è al centro del nostro interesse, perché viviamo una condizione, sto parlando della nostra casa di riposo di Casale, una condizione di grande emergenza, ecco, in tempi come questi la presenza di fratello Enzo Bianchi è il segno appunto di una possibilità, della possibilità di cambiare, della possibilità di ritornare a pensare agli anziani e l'arcipelago appunto della fragilità di cui parlavo prima, come una cosa che non può essere ritirata, non può essere segregata, non può essere dimenticata. I libri che ha scritto fratello Enzo Bianchi su queste cose, su questi temi, sono straordinari. Io penso di essere semplicemente qui per invitarlo a narrare, a raccontare della sua vita, della sua opera, di tutto ciò che lui è riuscito a distillare anche come anziano rispetto a questi temi. Mi permetto semplicemente di dire che da preside penso di dover ricordare, oltre che gli anziani, in questo momento anche gli adolescenti. Sono i due mondi che in questo momento vedo soffrire di più e vedo meno considerati, perché in un tempo in cui tutto deve essere aperto, qui però è ancora tutto chiuso, e non è tutto chiuso perché non si vuole aprire, non è possibile mettere al centro queste tematiche, così come le tematiche corrette, ci mancherebbe, importanti, di tipo economico. Ecco, c'è il rinnovamento anche non solo economico di questo paese da discutere. Credo che il suo contributo, il contributo di fratello Enzo, vada nella direzione di un magistero che non riguarda soltanto i credenti. Sicuramente è sempre stato un magistero riconosciuto come autorevole da tutta la società civile, da tutta la società politica, per cui io forse ho già parlato troppo. E quindi dico al monferrino Enzo Bianchi, che è nato a Casal Boglione, ma che lui fa entrare in Monferrato, a tutti i costi, per tutta una serie di altre vicende, e dico al nostro grande ospite, se vuol cominciare raccontandoci un po' della sua monferrinità e di come gli anziani, o di come comunque i vecchi, perché dobbiamo avere il coraggio di parlare dei vecchi, ecco, venivano considerati in quella società. Beh, innanzitutto un saluto a voi tutti e vi dico subito perché ho accettato anche con gioia di essere qui per questa riflessione, questo scambio in questa residenza e in questa città. Casale per me è una città molto importante. Pochi lo sanno, ma è la città più frequentata da me in Piemonte, a parte Torino, perché per tutto il tempo dell'università, praticamente quasi ogni sabato e domenica ero qui a Casale. Ero qui a Casale perché facevo l'università e avevo due grandi amici qui. Uno abitava a Vallare, Gabotto, che poi ha fatto la via diplomatica ed è morto a 36 anni, e l'altro, che anche lui è già morto, Gigi Donna, che conoscevate certamente più dell'altro perché ha avuto un po' più lunga la vita. Poi certamente a quei tempi ero anche molto legato a Massimo Rosso Chioso, che adesso è medico ormai in pensione a Aosta. Insomma,
tornavo più qui che non al mio paese a Castelboglione, che era per me però sempre Monferrato. E il Monferrato è una terra indubbiamente che io amo, forse in una maniera, mi dicono, strana, forse esagerata. Ho un attaccamento alla terra che certamente è strano per uno che non viene da una famiglia contadina e che ha poi anche una strana ascendenza, perché mia nonna materna era una cuoca francese che è venuta a sposare in Monferrato un panettiere a Montabone. Mio nonno era di origine russa ed è venuto qui con ogni probabilità con la persecuzione in Russia verso gli anarchici o addirittura verso gli ebrei, abbiamo mai capito in famiglia. Però il mio paese, Castelboglione, dove io sono cresciuto fino a 20 anni, fino all'università, mi ha veramente plasmato, mi ha plasmato la cultura. Amo le colline, amo i vigneti, amo la gente, amo la maniera di vivere. E vado sovente, ancora adesso, non riesco a non andare, a non attraversare quelle colline. E quindi ogni volta poi che da me vado in Monferrato, passo sempre di qui a Casale. In più da piccolo, facevo le vacanze che a quei tempi del dopoguerra significava una settimana, a Cellamonte. Ma allora sono cose poste. A Cellamonte perché chi mi ha allevato dopo la morte di mia mamma era una donna di Cellamonte che era finita a fare la postina a Castelboglione. Insomma, vedete che ho tanti motivi per amare questa terra, per amare Casale, per amare il Monferrato. Io nel Monferrato sono cresciuto, una vicenda molto normale, da dopoguerra, famiglia molto povera. Mio padre faceva il magnan, lo stagnino, stagnava pentole di rame per i contadini e faceva le prime macchine da verdarame. Quindi un tempo in cui si guadagnava poco, mi ricordo che molti pagavano il lavoro di mio padre con 10 carciofi, 5 chili di farina, ed eravamo una famiglia molto povera, in più le condizioni di mia madre che era molto malata e mio padre non c'era allora la previdenza sociale, le cure, mi ha fatto vivere un'adolescenza e una infanzia veramente molto poveri. Però devo dire che sono stato felice, a parte la perdita di mia madre e la sua malattia, da quando sono nato fino a che lei è morta e io avevo 8 anni, ma sono stato felice perché ho avuto sempre la sensazione di essere amato e di poter amare e mettere la fiducia negli altri che mi stavano attorno. Non dico solo i familiari, ma anche la gente, verso i quali fin da piccolo ero molto legato. La gente mi voleva bene, devo dire, proprio i contadini, poi erano tutti gli altri che io frequentavo, presso i quali stavo soprattutto a guardare, mi interessava soprattutto il loro lavoro nella vigna e nell'orto. E queste cose mi hanno fatto sì che sia veramente, credo, un monferrino con l'animo vero. Ci vuole per vivere una vigna e un orto. E senza vigna e senza orto sono mai vissuto.
Quando sono andato in quel posto infelice che è il Biellese, che è veramente un posto infelice, nel senso che è molto umido, piove sovente sulla serra dove sono, sono tutti boschi. La vigna è difficile, ho messo lo stesso un po' di vigna e almeno non faccio vino perché è impossibile fare il vino lì, ma mi dà del buon moscato d'Amburgo. Quindi mangerete. E vi posso dire, c'è lì un testimone, mio fratello, che gli ultimi acini di questo moscato di Amburgo raccolto a ottobre li abbiamo mangiati 15 giorni fa. Semplicemente conservato in un armadio sotto un porticato dove c'è certamente buio e quest'anno si è conservato fin dopo Pasqua. Gli altri anni con ogni probabilità carnevale è finito, ma non ne facciamo molto, ma quel quintale e mezzo, due, che ci basta per avere gli acini del moscato d'Amburgo che per me sono straordinari. Poi certo quando voglio bere il vino straordinario, amo quello di Pantelleria, o che per brindare all'amore, e invece per bere bevo il Monferrato e il Grignolino, è uno dei miei più amati che ci sia. Vengo sempre a pigliarlo da Gaudio. Quindi è un bello spot. Vengo sempre da lui a far rifornimento, quindi così come sempre i cacciatorini di Francia a Cellamonte ho mai cessato di mangiarlo, da 5 anni fino adesso. Ancora adesso 3 volte all'anno scendo da Francia a comprarmi i cacciatorini. Insomma, amo il Monferrato, una bella cultura, una brava gente, buona. Può darsi, come mi dicono, che il mondo così come è cambiato li abbia resi un po' barbari. Può darsi. Io ho avuto a che fare con loro soprattutto perché ho collaborato alla fondazione della cantina sociale di Castelbuglione, che adesso è molto conosciuta, è diventata grande, l'Araldica, per cui ho avuto la possibilità, insomma, di conoscere la gente, i contadini, star con loro. Il Monferrato per me è davvero tanto, è per questo che ho scritto 2 libri, Il pane di ieri, che sono i libri che hanno avuto certamente più successo, tradotti tra l'altro perfino in russo, e non capisco perché un russo gli interessi tanto la vita del Monferrato di 30 anni, di 70 anni fa, ma in cui cerco di dire quel che vivevo in Monferrato con alcune persone che sono stati dei grandi maestri. Molti, vedete, quando parlano dei maestri parlano di grandi personaggi, e anch'io potrei, ho avuto certamente. Ma poi ho avuto i veri grandi maestri, sono stati un contadino di Castelbuglione, sono stati dei mendicanti, lingeri, non so come le chiamate voi, sì, lingeri, lingeri, che mi hanno insegnato tante cose, le ho frequentate, mi hanno mai fatto ribrezzo o schifo, anche se erano sporche e puzzavano, e ho imparato a casa mia a mangiare con loro al tavolo, perché mio padre diceva: ti rifiuterò come figlio il giorno in cui tu darai da mangiare sulla porta una lingera, o lo chiami a tavola con te o altrimenti non sei più mio figlio. E tutto questo mi ha certamente dato una postura che io non posso far altro che chiamare Monferrino. Mio padre non era credente, non era cristiano, come tutta la famiglia di mio padre, però mia madre era cristiana e quelli che mi hanno aiutato dopo la morte di mia madre erano 2 donne molto cristiane che certamente mi hanno permesso poi gli studi all'università, tutte cose che io certamente a casa mia non avrei potuto fare, avrei finito per fare come mio padre con la grande promozione che da Magnan era diventato idraulico. Questo era il massimo cui ci si era potuti attendere.
E questo è quello che è avvenuto. E cosa vi posso dire? Che durante l'università mio padre diceva sempre: Enzo, fa la fame, ma compra dei libri e viaggia. Era il suo motto. E io ho comprato tanti libri e ho viaggiato tanto. E a 20 anni giravo, sono stato tutto in Nord Africa, Marocco, Egitto, ho girato l'Europa. Questo mi ha dato una mentalità certamente molto aperta, frequentare la Grecia, Istanbul. Ho acquisito una mentalità di interesse ecumenica, un'apertura. Ho conosciuto anche forme di cristianesimo che in Monferrato non si conoscevano, come il monachesimo, perché in Monferrato non ci sono mai stati monaci da secoli. E alla fin fine ho poi fatto questa scelta di tentare una via monastica da capo, che non fosse né benedettina né quelle attuali, ma che ripigliasse il monachesimo come fenomeno laicale, non clericale, come tutto il monachesimo attuale, e che fosse un monachesimo ecumenico e aperto al mondo. E quello è quello che si è verificato. Poco per volta, del 65 sono andato a Magnano, ho vissuto 3 anni da solo in questa frazione abbandonata, senza luce elettrica, senza acqua potabile, nulla. Dopo 3 anni è arrivata la luce elettrica, è arrivata l'acqua potabile, ma io il mio noviziato l'avevo fatto. E è cominciata la vita di comunità, sono venuti dei protestanti, degli ortodossi, non solo italiani, ma dall'Europa, e abbiamo iniziato questa vita che continua. E questa è stata la mia vicenda. In tutto questo, credo che sia importante per voi dirvi due cose. La prima è che comunque in tutta la mia vita io ho sempre prestato molto ascolto. Ascolto della gente, ma anche ascolto delle cose. Mi hanno sempre detto che le cose hanno una voce, che anche una pianta ha una voce. E che se voi abbracciate una quercia sente che voi l'abbracciate. Questo mi ha creato una forma di comunione con le cose, un'attenzione, per cui è vero. Questo mi ha dato di cercare una sapienza umana, non solo religiosa, non solo cristiana, e mi ha permesso un dialogo con i non cattolici, certamente in Italia molto difficile per altri, per me facilissimo. Se scrivo ogni lunedì su Repubblica non è certo perché io ho fatto qualcosa, ma perché loro sentivano il bisogno di una voce come la mia, che addirittura settimanalmente scriva su un quotidiano nazionale, dopo aver fatto certamente per 20 anni anche alla Stampa di Torino. Ma i miei discorsi non sono religiosi. Sui giornali. Poi scrivo anche su riviste o giornali interni con temi religiosi, soprattutto biblici, perché quella è la cosa in cui mi sono specializzato. Però quel che mi interessa è il dialogo, il confronto, la sapienza umana, è quello che possiamo dirci come uomini e donne, al di là della fede e al di là di quello che uno può avere, e che è oggi la diversità che dobbiamo accettare a tutti i livelli: diversità di cultura, diversità di religione, diversità di morale,
di tutto. E dobbiamo diventare esperti, secondo me, in diversità, perché solo così impariamo a vivere in un mondo veramente mondializzato e impariamo a vivere senza cadere in comunicazione soltanto virtuale, immaginata, che non ha spazio correale. Quindi io sono molto attento alle cose, alle persone. Amo la conversazione, amo incontrarle. Credo che la maggior parte del tempo nella mia vita, a parte la solitudine e il silenzio della cella, sia poi stare in mezzo agli altri e ascoltarli, o quelli che mi chiedono di incontrarli, e che chiedono, guardate, sovente di essere ascoltati. Non è che vogliano sempre risposte, chiedono di essere ascoltati, perché la cosa di cui c'è più bisogno oggi è di essere ascoltati. Sorrido pensando che in Inghilterra, in Gran Bretagna, sono arrivati, voi lo sapete, a istituire un anno fa, a livello di governo, un ministero della solitudine. Pensate, un ministero che si interessa delle forme di solitudine che ci sono nella nazione. Noi italiani saremmo manco capaci di pensarlo. Perché è vero, nelle nostre società la solitudine pesa. La metà delle persone che vive a Milano, sapete che sono dei single? Monofamiglia. La metà della popolazione sono single. Nessuno se ne rende conto. Quindi sono persone sole, che io devo immaginare che quando va bene comprano al supermarket 3 minuti in padella e mangiano male e mangiano da soli. Questa è la barbarie in cui siamo precipitati. Ma all'interno di questo il discorso sarebbe ampio, ma ne parlo costantemente, soprattutto nei miei interventi su Repubblica ogni lunedì. Ma l'altro discorso oggi è più grave per i vecchi. E lì mi metto anch'io, che sono vecchio. Perché ho 78 anni, devo dire, fino a 2 anni fa dovevo cercare semplicemente di essere realista e dire sono vecchio, ma le forze che avevo, i limiti non c'erano, limiti, e mi sembrava di essere giovane, facevo tutto. Poi da 2 anni la caduta, prima piccoli segni, la sordità, ricorrere agli apparecchi, il glaucoma, dover mettere le gocce al mattino e alla sera negli occhi, qualche mal di schiena con un cerotto. 2 anni fa a un certo punto avevo chiesto di mettere poggiamani per salire su di sopra, ma stavo bene ancora. Adesso la sera lo uso, e soprattutto al mattino, scendendo dalla mia stanza di letto di sotto, quando sono ancora, vedo che mi aggrappo. E poi 2 anni fa quello che sembrava semplicemente delle ernie al disco, ma non le posso operare perché c'ho un'insufficienza renale, perché sono sopravvenuti problemi alle coronarie, ho un'autonomia di 5-6 minuti in piedi, e quando vado al supermercato diventa un problema ormai se devo portare la borsa fino all'auto con gli acquisti. Certamente non riesco più a portare le 6 bottiglie dell'acqua minerale. E al supermercato non riesco più a fare il giro.
A un certo punto, se c'è un supermarket che ha qualche sedile o qualche scaletta, mi fermo, altrimenti devo uscire dalle casse, andare là dove ci sono quelle poltrone, sedermi un po', 5 minuti, poi ripigliare. E la vecchiaia è venuta. Per fortuna non ho ancora toccato il cervello, ma chi lo sa, spero di no. Vedo molti che a un certo punto perdono la lucidità, perdono la memoria. Vedete, lo sapete, già Cicerone diceva che la vecchiaia è una malattia. E tutti i classici dicevano che è una malattia. Si diventa vecchi per morire. Però nello stesso tempo resta vero che oggi siamo in una società in cui la vecchiaia è rimossa, è respinta. Innanzitutto vi faccio una serie di cose. Perché c'è tanto orrore a guardare le facce con le rughe? Le rughe raccontano una vita. Sono ciò che di più bello può avere un uomo o una donna sulla faccia. A 60 anni ci sono. E dicono bene anche il carattere. Anche da voi, credo qui Casale, si dice come da noi nel Basso Monferrato, ognuno a 40 anni ha la faccia che si merita. Le persone cattive, lo sapete, normalmente dai 50 anni le labbra piegano in giù e a 60 le labbra così, a una capovolta, tipico della cattiveria. Le persone buone sono solari e hanno sempre una capacità di sorridere. Ognuno si plasma la faccia. Però la vecchiaia non possiamo non plasmarcela, le rughe arrivano e dobbiamo tenercelo e dobbiamo accettarle. Ma è vero che tutto quel che vediamo sui giornali della carta patinata sono corpi belli, di gente bella, di ventenni, di gente giovane, per cui abbiamo la paura. E sovente vediamo delle persone che fanno dei restauri che fanno paura loro poi, non si rendono conto. Ognuno certo ha il diritto di abbellirsi, ma però deve accettare anche dei dati rispetto alla sua età. Il giovanilismo non serve a nessuno se non a respingere la realtà della vecchiaia. Poi oggi c'è la percezione che i vecchi con la loro pensione sono una generazione fortunata. Mario De Aglio, che è un mio amico e che ha fatto l'università con me, è del 43 come me e ha scritto un libro 2 anni fa, La generazione felice, in cui dice che effettivamente in Italia la generazione più felice sono quelli nati alla fine della guerra. E è vero, hanno avuto un'epoca piena di entusiasmo, la ricostruzione, la fine della guerra fredda, penso ai cattolici la speranza del concilio, nella società la speranza di una società nuova, hanno lavorato facendo abbastanza soldi, e normalmente hanno una buona pensione. Le generazioni che seguono non sarà così. Quindi da un lato c'è un po' un'invidia verso noi vecchi. D'altro lato noi siamo certamente una spesa per lo Stato, per la società reale. Non è un caso che i quarantenni 7-8 anni fa hanno inventato la parola rottamazione. Non voglio entrare in politica, perché altrimenti lì sono subito capace a maledire alcuni politici e voglio astenermi dalla maledizione. Ma arrivare a parlare di rottamazione
significa che si rottamano gli uomini, le persone. E guardate che ci sono degli epigoni di gente che durante la pandemia diceva: ma alla fin fine, se muoiono questi vecchi, alleggeriamo le spese per la previdenza. Molti hanno ragionato così. Non si deve dire, avere il coraggio. Qualcuno poi ha rettificato il giorno dopo, perché tutti l'hanno indicato vergognosamente. Però un pensiero che molti hanno, fanno spazio ai più giovani. A cosa servono così vecchi? E i vecchi sono relegati. Pensate a società più avanzate, come il Giappone, non so se lo sapete, credo di sì, il quale ha comprato dall'Australia grandi terre nella zona nord dell'Australia, dove hanno costruito intere città di 6.000-7.000 persone solo per i vecchi. Si trasferiscono i giapponesi che hanno più di 65 anni e vanno a vivere lì. Sono città spaventose. Non c'è un giovane, non c'è un bambino, non c'è la vita. Sono tutti vecchi. E il corpo di quelli che devono assistere, infermieri, medici, è tutta gente che vive magari nelle grandi città e che piglia un aereo per quei giorni che fa e poi torna. Isolati. Io ho scritto un articolo, qualcuno di voi l'ha visto, su Repubblica, al momento in cui nelle RSA arrivava la pandemia, che dovremmo muoverci per superare anche le RSA. Attualmente non possiamo far diversamente, perché altrimenti, se non ci fossero le residenze per i vecchi, questa gente va sotto i ponti o vive una miseria ancora peggiore. Però dovremmo già inventare almeno a quel che si fa in Francia. Ve lo dico perché in Francia lo conosco bene, nel senso che io vado sovente, perché mi chiamano là per conferenze, per corsi, e più volte sono andato a trovare dei vecchi che erano genitori di miei amici a 20 anni, che ero stato a casa loro, ma fanno delle unità abitative in cui c'è un servizio sociale, ma ognuno ha la sua unità, due stanze, tre, è molto dilatato. Nella zona attorno a Lione, ma sono tantissime queste residenze, più di 600, e servono tutta la zona tra Lione e praticamente Bourg-en-Bresse. Bisognerà studiarle, bisognerà muoverci, ma bisogna che la vecchiaia non sia l'anticamera della morte, ma sia un luogo in cui si continua a vivere diversamente. Ecco, se mi posso permettere soltanto una domanda, perché è molto importante sottolineare quello che lei ha detto, come un po' tutto quello che abbiamo ascoltato. Non è tanto importante, o soltanto importante per i vecchi, non essere segregati e non essere messi in questi spazi che sono vissuti come l'anticamera della morte. È anche importante, come lei scrive nei suoi libri, perché non ci sono i bambini che vedono gli anziani, il nonno. Quindi anche questo stare invece al modello francese significa poter incontrare. Ma poi, non solo, guardate, i vecchi hanno due funzioni. Certamente la prima è quello di essere memoria per le nuove generazioni. Perché la memoria e la sapienza viene con l'età. E quindi delle generazioni che non hanno i vecchi davanti vivono una sorta di orfanità che non è quella del bambino nell'infanzia o nell'adolescenza, ma è un altro tipo di orfanità,
mancano i canali dell'ispirazione, mancano i canali veri della tradizione. Devono inventarsi molte cose. L'antichità dava ai vecchi la sapienza. Ora, è vero che non dobbiamo fare dei miti, però è pur vero che un vecchio può aiutare molto. Certo, anche lì vanno educati i vecchi, e attenzione, nessun mito, perché si può diventare vecchi e diventare noiosi e diventare persone prepotenti che non vogliono assolutamente lasciare la presa alle nuove generazioni. Però occorre anche lì che il vecchio abbia la possibilità di tramandare, di dire, di raccontare. Una volta erano i vecchi che raccontavano ai bambini le favole. Adesso non ce la fanno più e i vecchi sono sfruttati sovente dai figli come quelli cui portano i figli quando devono andare via 2 giorni. E devono fare le vacanze libere. Li portiamo dai nonni, poi non li vedono mai. Non c'è la vita. Sono dei nonni che sono praticamente dei depositi di pacchi filiali. Usa e getta. Ma questo non ha senso. E poi l'altra cosa è indubbiamente l'apprendistato a diventare vecchi e a morire. Beh, io non voglio dire la civiltà contadina, cosa succedeva? Lo sapete bene. Io ero poi in un piccolo paese, Castelboglione, 1000 abitanti. Ero l'unico ragazzo davanti alla chiesa. Quando c'era un morto o uno che moriva, suonava una campana, non so se lo sapete, che annunciava che qualcuno stava morendo. Agonia. Dopo 10 minuti il parroco passava da me e diceva: allora vieni con me. E andavamo dal morente, lì il parroco dava la benedizione, dava la soluzione, qualche volta confessava, faceva tutte le sue cose. Poi venivamo via, però i bambini stavano attorno a quello che moriva, salutavano il nonno, vedevano poi che era morto. Adesso invece siamo incapaci totalmente. Ormai la morte di qualcuno ci fa paura. Cosa si fa? Ma è vero che si lava un morto? È vero che si veste? No, diamo tutto alle pompe funebri. Vengono, lo pigliano. Anzi, oggi diciamo, se muore fuori, meglio. Ormai c'è la gara tra l'ospedale che dice non troppi morti qui, portatelo a casa. E a casa che dicono no, tenetelo finché muore lì, così non lo ascriviamo tra i morti dell'ospedale. Vedete, questa è barbarie. Intanto la morte la dovremmo incontrare. È di per sé un evento che sentiamo ingiusto e fa paura. Ma se gli togliamo ogni possibilità di naturalezza, sarà ancora peggio. Quindi i vecchi sono importanti per quelli, sono una vita. E il problema certamente che si impone è come aiutare i vecchi a vivere la vecchiaia, perché i vecchi oggi hanno paura della vecchiaia e tanti hanno paura. Io vedo gente della mia età o anche più giovane che sarà, e se arriva l'Alzheimer, e se arriva la demenza senile. Quello fa più paura ormai che la sofferenza, perché la sofferenza tra cure palliative ci si aggiusta oggi a farla cessare. Ma quando c'è questa demenza che persegue? Io ho avuto l'esperienza di mia matrigna, non mia madre. Quindi certamente una donna arrivata tardi nella mia vita, e in cui non si è acceso nessun amore filiale, forzatamente, non, pur essendo certamente un affetto. Andavo a trovarla ogni tanto,
Poi a un certo punto gli abbiamo procurato una badante, ma lei è diventata violenta anche con la badante, non la sopportava, non sapeva cosa fare, quei pochi nipoti che aveva li trattava male, la faccia non riconosceva, la faccia prendono nella malattia della demenza senile, le facce prendono delle sembianze davvero che sono mostruose, non è facile sopportarle, soprattutto se uno prima le ha conosciute queste persone, si dice ma che rapporto, dove stanno, dolore infinito. E a un certo punto portata in una casa in cui c'erano questi malati. Ha resistito poco, un anno, poi non mangiava più, poi si strappava costantemente la pecca. Di conseguenza poi è morta, ma che fine terribile. E in quei casi lì misuriamo poi già tutta l'impotenza. Cosa fare? Se poi le persone hanno un lavoro, i figli, cosa fare? Se hanno delle famiglie, sono dei limiti, non è neanche cattiva volontà. Certo. Questo è tragico, sapete. Eppure fa parte della vita. Allora noi dovremmo avere verso la presenza dei vecchi non solo la gratitudine di chi viene dopo, ma l'attenzione a far sì che vivano il meglio possibile, che trovino ancora ragioni da vivere, che non siano persone che si alzano mattina e dicono perché mi alzo e che si dicono venga velocemente la sera o che arrivino a dire signore perché non mi pigli, perché quando uno soffre è giusto che dica signore perché non mi pigli. Di fronte al dolore, guardate, purtroppo anche qui in Italia non c'è una cultura del dolore e fan soffrire perché abbiamo ancora immagini cattoliche del dolore che espia, che purifica. Non è vero, il dolore abbrutisce, il dolore è insensato, il dolore va semplicemente soppresso con tutti i mezzi che abbiamo. Questo è quello che ci dice anche la Chiesa oggi, che non è più chiusa in una ideologia dolorista. Però attenzione, se uno ha una vita ancora che non è assalito dal dolore, dobbiamo far qualcosa perché possa vivere. Non è facile. Certo la politica decide molto, ma la politica siamo in un momento in cui ha anche pochi mezzi, perché l'emergenza dei bisogni è tale che cosa fa? Soprattutto anche in questa pandemia e subito dopo. Vedete, al di là adesso di questo sogno che abbiamo tutti, per cui questo grande finanziamento ci risolverà il problema. Vedrete, vedrete. Man mano che arriva non ce ne sarà mai abbastanza. E in realtà non ci cambierà intanto le sorti, che sarà difficile per il futuro dei noi europei, ovunque siamo, ovunque siamo, perché il mondo gira da un'altra parte, le forze vitali stanno in altri continenti, non stanno più da noi. Però noi dobbiamo rendere il più possibile umana la vita. E comunque è anche qualcosa che deve riguardare la politica, perché noi non possiamo tenere milioni e milioni di vecchi nell'improduttività sociale, non soltanto nell'improduttività economica, ma nella mancanza di un progetto che può comportare l'assenza di memoria, l'assenza di questa resilienza umana. Ma vede, no? Anche il contrasto degli interessi. Gli interessi di forze sindacali, mandare uno il più presto possibile in pensione. Quando ci sono persone che lavorando che potrebbero vivere ancora in pienezza. Il problema è anche lì, perché non scalare i lavori?
e lasciare questa libertà, perché altrimenti ci sono persone che condanniamo prima a una inerzia e li vediamo, lo vediamo a un certo punto, c'è come una decadenza che arriva, ma non semplicemente perché erano abituati a lavorare, perché potrebbero ancora fare qualcosa e non lo fanno. E anche pensare che il volontariato risolvesse tutto, non risolve. È lì che la politica è sempre quella che può fare di più. Certamente teniamo conto che in questo momento, almeno al mio parere, la politica è molto astenica, è molto debole, soprattutto perché i giovani non vogliono entrarvi. E quando c'è una forza che non è assolutamente alimentata dai giovani, chiedetevi questo, quando le forze non sono alimentate dai giovani che non entrano a far politica, sono forze destinate a non far politica, ma sovente a far corruzione o a mantenere la situazione com'è. Solo una dinamica giovanile può muovere la politica. Giusto, sacrosantamente giusto. Ma è di nuovo quel patto tra giovani e vecchi Sì. su cui si è costruita l'Italia, dal Risorgimento alla Resistenza, no? I grandi momenti. È sempre stato sono così. Sono stati dei vecchi. Ma che anche hanno nella storia, ci insegna nella storia, noi conosciamo a quel livello soltanto la storia medioevale, l'antichità meno, perché l'antichità i vecchi erano loro che comandavano, ma è quando c'è stata questa possibilità di interazione tra i giovani e i vecchi che si è creata le possibilità del cambiamento, della dinamica. Invece noi oggi siamo un po' bloccati e c'è questa fatica. In questo fatica. Momento in modo anche strutturale, quindi dobbiamo uscire rapidamente da una dimensione strutturale di blocco, però non è che possiamo accontentarci di quello che pur meritoriamente si faceva prima. Chiaro, qui, in questa realtà entravano i ragazzi con l'Hauser, facevano il discorso diciamo della mediazione della memoria con gli anziani. Chiaro. C'erano tantissime realtà diverse, però la percezione che si ha è che adesso bisogna fare un salto di qualità, un salto proprio e di poi oggi progetto. C'è certamente uno scarto che pagano i vecchi molto grosso. Cioè noi siamo una generazione che ha avuto un cambiamento molto forte con il secolo, grazie alla tecnologia internet. Certo, questo è. Cioè non c'è mai stato un salto così. E un vecchio italiano può esercitarsi come me finché vuole con lo smartphone o con un computer, non riuscirà mai a essere quello che fa un ventenne oggi. E quindi lì non siamo più capaci effettivamente di stare sullo stesso piano. Non è facile. Questo ha creato un abisso, un baratro non facile da riempirsi. Non facile. Però nella dimensione della memoria, per esempio... Dovrebbe. Noi siamo stati oggi pomeriggio al funerale di una partigiana di 98 anni che fino a pochissimi mesi però fa vede, comunque era protagonista. Però vede che, ad esempio, noi in Piemonte, con tutta, oserei dire, il valore della resistenza, non siamo riusciti a far passare questo lavoro alle nuove generazioni. Lo so. Non siamo riusciti a passare quel valore lì. Guardi. Io così scuola, come all'interno che... della Chiesa non si è riuscita a trasmettere la fede. Sì, lo stesso discorso. Adesso noi non abbiamo aperto sto coso, ma voi sapete che i dati reali sono nel nord Italia, sapete la frequenza della messa la domenica reale, non i sondaggi, reale, è del 5%. Io più ottimista, l'8-9%. 5%. Però è un tema legato sempre a ciò che diceva all'inizio, circa la solitudine, sempre, la trasformazione sì. della persona in individuo, che nella condizione poi di fragilità, che è quella dell'anziano, ma ripeto, anche vedo degli adolescenti oggi, significa qualche cosa di più della solitudine che abbiamo vissuto e che viviamo noi.
Lì c'è proprio una rottura. Una solitudine mala, grama. Grama. Grama, grama, grama. Per cui io credo che sia utile adesso che il pubblico, che purtroppo, come dire, è costituito da poche persone, erano tantissimi che l'avrebbero ascoltata de visu, ma poi lo potranno fare grazie alla mediazione. Ma un'altra volta io vengo volentieri. Grazie, allora, perché poi c'è questo spazio qui davvero da agora. Sì, sì, ma ben volentieri. Per cui se qualcuno, anzi, se tutti voi volete se avete domande, fare delle domande, credo che sia davvero bello.